Bentrovati amici e amiche, siamo di nuovo qui nella cucina di Fabio per una nuovissima e spumeggiante puntata di In Cucina con Branca. Ciao Fabio! Ciao Vale, ciao a tutti. Allora oggi Valentina faremo una ricettina davvero gustosa che e sono le polpette di uova e pecorino. Cosa ci occorre per fare queste polpette gustosissime? Allora dobbiamo prendere 300 g di pecorino grattugiato. Sì. Poi 250 g di pane, va bene questo Vale? Pane sì, per tramezzini. Sì, quello morbido morbido. Esatto. 5 uova, mezzo bicchiere di latte, sì, un pochino di pepe, un pochino di sale e un mazzetto di prezzemolo. Noi ne abbiamo preso veramente un mazzetto piccolo, tanto poi andremo a tritarlo. E siamo prontissimi per il procedimento delle nostre polpette. Cosa dobbiamo fare, Fabio? Allora Vale, iniziamo con lavorare tutto all'interno della terrina dove abbiamo messo il nostro pecorino. Sì. Quindi ti faccio rompere le 5 uova 5 all'interno. Uova. Eccole qua. Ok, perfetto. Io che cosa vado a fare adesso? Mentre tu metti le 5 uova, che non riesco a rompere. Ecco! Voilà! Io vado già a spezzettare il nostro pane, sì, in piccoli tocchetti e li andiamo a mettere da parte con l'aggiunta del latte. Così si vanno ad ammorbidire ulteriormente. Se non avete questo pane ma avete del pane raffermo, va benissimo utilizzare del pane raffermo e poi aggiungere sempre comunque mezzo bicchiere di latte. Il latte all'interno del pane, così si ammorbidisce bene 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 bene. Nel frattempo sale, sì, un pizzico di sale, sì, perché il pecorino è già abbastanza gustoso. Esatto, quindi un pizzichino di sale. Ok, così. E poi una spruzzatina di pepe. Benissimo. Ottimo. E una spruzzatina di pepe. Voilà. Così. Ora, se ti vuoi aiutare con la frusta, sì, possiamo girare. Sì, amalgami bene tutto. Bravo, guarda come se la gira. Brava. Ormai la Branca, dopo questi mesi di tutorial con Fabio, non ce n'è, non ce n'è per anche nessuno. Anche a cucinare come si deve. Che lei non lo dice, ma già lei è molto brava, in realtà. Ma non è vero. Io così sono apprendista. A me piace vincere facile. Voilà. Giriamo bene, nel frattempo il pane in ultimo, sì, esatto, che andremo poi a inserire in ultimo. Sì. E adesso andiamo a metterci ancora il prezzemolo che noi abbiamo lavato, tagliato finemente a pezzettini, sì, abbiamo tolto i gambi perché i gambi sono tanto profumati e rischierebbe poi di sapere solo di prezzemolo. Ok, vai col andiamo prezzemolo. Giù. Ecco qua. Perfetto. E al composto di uova, pecorino, prezzemolo, sale e pepe abbiamo aggiunto anche il pane ammorbidito nel latte. Giriamo bene 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 finché il composto non sarà liscio e omogeneo. Sì, diciamo, guarda Vale, che vedi adesso il nostro pane assorbirà anche il liquido delle uova, certo, così almeno rimarrà bello compatto. Mentre, diamo un consiglio velocissimo, sì, sì, mentre si fanno tutti questi procedimenti mettiamo già sul fuoco una pentola con dell'olio d'oliva ben caldo perché dovremo poi friggere. Ecco qua Vale, allora abbiamo il nostro composto, prendiamo un cucchiaio, cerchiamo di caricarlo più o meno al completo, il nostro olio è pronto per friggere e mettiamo giù la nostra pallina. Senti Vale come vanno. E le nostre super polpette di pecorino e uova sono prontissime, profumatissime e gustosissime. Fai finta di niente, gustosissime, le ha già assaggiate, sì, fa la furba, le ha già assaggiate e ne sta per mangiare un'altra, quindi signori, guardate la ricetta, fatela, mandateci la foto e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Ciao ragazzi, sono buonissime!